Ciao family, benvenuti in questo nuovissimo video unboxing Amazon. E ragazzi, ho speso 150 euro questa volta. Ho lasciato 50 euro sul mio conto per il momento perché mi servono. Togliamoci il giubbino. Bene bene, eccoci qua. Ho tolto il giubbino, sono libero. Ho comprato un po' di cosine, non tantissime, perché ho preso tutte cose che costavano un pochettino, che mi servivano e che volevo assolutamente. Poi vi dirò alla fine come ho fatto a comprare tutte queste cose gratis. Sì, poi vi faccio sapere alla fine del video, così non andate a sbirciare, perché sennò poi è brutto. Vi faccio vedere prima quello che ho preso. Allora, cominciamo. L'ho già aperto davanti al postino perché, ragazzi, devo sempre controllare che tutto è a posto, quindi perdonatemi. Una cosa che dovevo prendere assolutamente da tanto tempo è la macchina della pasta del Fimo, finalmente! Avevo ancora quella della nonna. Chi è? Comunque, sì, oramai ho un Apple Watch e mi dice tutte le cose e sto in ansia. Tipo, alzati e cammina per un minuto. Comunque, pasta della pasta, macchina della pasta Fimo. E ragazzi, ci vuole questa qui apposta. Quella della nonna c'aveva ancora i pezzi di ravioli e di lasagna all'interno. Non era proprio il caso, direi. Poi, una cosa molto importante, questa l'ho pagata 42 euro mi sembra, comunque vi lascio tutti i link qua sotto se volete andare a spulciare su Amazon. Ho preso questo, che è una, appunto, una sorta di busto. Paura, io lo metterò qui davanti a voi, c'ho l'ansia, perché dovete sapere che da quando comunque lavoro il Fimo e le paste e lavoro su YouTube e faccio 8000 cose, ahimè l'età avanza e automaticamente e ho bisogno di un sostegno. Quindi ho preso questa, sperando che mi vada. Ma che cos'è? Sembra un body sexy. Ma come si mette? Ma che cos'è? Oh mio Dio. No vabbè, io voglio provarlo a mettere qui per vedere com'è. Aspetta. Ok, perfetto. Vediamo un po'. Spero di aver preso la misura giusta, perché sennò mi sparo. Ah, ecco, mi sono fatto malissimo. Ok. Poi questo dovrebbe andare qui. Mi sa che è stretto. Mi sa che questo devo rimandarlo, ho preso la misura sbagliata. Mi sono fatto malissimo la spalla. Però devo dire la verità, mi tiene su. Cioè, se sto così poco a poco mi tira. Quindi automaticamente mi ricorda di stare in piedi. Ah, aspetta, invece ho pure due maglie. Magari è quello, poi lo proverò con calma. Altra cosina. Ah, bene. Il nuovo guanto per da illustrazione per l'iPad, perché appunto disegnando sull'iPad ho bisogno del guantino da illustratore. Sempre ve lo metto in descrizione, questo va messo così, quando mi vedono per strada pensano tutti quanti che io abbia dei problemi e non abbia le dita quando sto in giro a disegnare, che mi siedo e disegno. E invece le dita ci sono, come potete vedere sono movibili, si muovono e niente. Manca una cosa che arriva l'8 aprile, è un cavo per attaccare l'iPad Pro al telefono all'iPhone, così me lo ricarica quando sono in giro, se ne scarico, insomma. Fantastico! Niente, guantino è arrivato anche questo, sono felicissimo. 9 euro mi sembra. Vi lascio tutte le cose qui in descrizione come sempre. Una cosa che è uscita il 14 marzo e non avevo ancora: il Blu-ray di Animali Fantastici e Crimini di Grindelwald. Dovete sapere, quando sono stato al cinema a vedere questo film, c'è stato un piccolo problema, e il cinema lo ha anche ammesso, di proprio di focus del film. Ragazzi, ho visto la prima volta che l'ho visto, l'unica volta che l'ho visto appunto, era sfocato, era buio, non si capiva niente. Me ne sono andato dal cinema incazzato nero, ho cercato di capire il meglio del meglio. Poi comunque nel DVD ci sono i contenuti speciali e mi hanno detto che ci sono tantissime cose succulente, quindi andrò sicuramente a vederlo stasera subito. Blu-ray disc assolutamente nella PlayStation. E a proposito di PlayStation, basta, finito, manca solo una cosa. Finalmente, come sono leggermente più libero, posso dedicarmi a Kingdom Hearts 3! Yeah! Non vedevo l'ora di averlo! Cioè, ragazzi, non so se avete mai giocato ai primi due capitoli. Avete presente mettersi in un'avventura Disney proprio in prima persona? Beh, c'è il personaggio, ci sono vari personaggi. Però c'è, proprio nel film, tu entri in ogni film con delle avventure fantastiche. E siccome sono un poco amante della Disney io, l'ho preso giusto così, sapete com'è. Sì, non ci giocherò molto, sicuramente, cioè... No, non sono per niente nerdone disneyano. Non ho detto merdone, ho detto nerdone. In pratica Sora, il protagonista, ha perso i suoi poteri
che viene inviato da Hercules, suppongo, insieme a Pippo e Paperino. Come avete visto, non sono un fanatico della PlayStation 4. No. Questa sedia la odio, fa dei rumori assurdi e bruttissimi. Comunque, ho installato Kingdom Hearts. Stasera mi vedrò I Crimini di Grindelwald. Lavorerò per meglio il Fimo con la macchinetta, appunto, del Fimo. Disegnerò di nuovo con il mio guantino fantastico. Questo serve appunto per non passare questo sullo schermo, perché magari potrebbe essere letto come un qualcosa e disegnerebbe, anche se con l'iPad non capita, però è comodissimo perché scivola benissimo. Comunque, avete visto quello che ho preso? Sotto ho il mio fantastico gilet che mi aiuta con la schiena. Speriamo funzioni. Infatti sotto la maglietta va molto meglio, con due maglie è un po' un problema. Niente, allora, vi avevo promesso all'inizio di dirvi come appunto ho avuto queste cose gratis. Non c'è nessuna sponsorizzazione, niente di niente, nessuno mi ha regalato nulla. Mi sono regalato io queste cose grazie a LoveBuy. LoveBuy è un'applicazione, c'è anche un sito che ti aiuta tramite alcune missioncine, tipo un mi piace, un condividi, alcune missioni fotografiche che sono bellissime. Infatti se vedete ogni tanto che pubblico delle foto strane con dei temi strani, e per mezzo di LoveBuy. LoveBuy adesso è diventata una famiglia, siamo tantissimi, adesso collaboro con loro in un modo eccezionale, riesco a fare delle missioni fotografiche. Ogni missione, tra mi piace, condividi, iscriviti, like, eccetera eccetera, ha un punteggio. Io che ho il social score top influencer, ossia che ho tantissimi follower, ricevo leggermente qualche lovis in più, ma di uno o due in più a missione. Ma bene o male, grazie a LoveBuy si riescono a guadagnare questi lovis. Che cosa sono sti lovis? Sono dei punti che si possono trasformare in buoni Amazon, buoni benzina, ricariche telefoniche, eccetera, eccetera. Ci sono dentro da un anno, è diventato un circolo vizioso. Io ogni 2, 3, 4 comunque riesco a fare un tot di lovis. Questi lovis li converto tutti quanti sempre in buoni Amazon. E molte cose che io acquisto, come anche lui, che sta ben 70 euro questo microfono, li ho acquistati con questi buoni. Quindi di tasca mia non ci ho messo nulla. L'altra sera mi sono messo su Amazon e mi sono comprato 8.000 cose. 8.000, queste 4, 5, 6, 7 cose che hanno un bel prezzo comunque alla fine. E niente, è semplicissimo. Io vi lascio qui in basso, in descrizione video, il link per iscrivervi, così potete avere già i primi 40 lovis per cominciare a giocare a LoveBuy e a fare queste missioncine. Sarà divertentissimo. Ogni tanto basterà collegarsi, vedere se c'è qualche nuova missione e fare i punti. Le mie missioni preferite sono le TM, delle quali ogni tanto sono trainer, ossia appunto do consigli alle persone su questa missione. Le TM, le training mission, appunto, sono particolarissime perché c'è un tema fotografico e bisogna fare una foto a tema di quel tema, leggendo bene le regole di ogni missione. Semplicissimo, io mi diverto da morire, guadagno un sacco di lovis, quindi li trasformo in buoni Amazon e mi compro quello che mi pare, senza togliere nulla né dalla mia tasca né dalla tasca di qualcun altro, piuttosto qualcun altro chi è. Comunque, questo è tutto. Spero vi sia piaciuto il video. Io vado a... dovrei montare questo video per farlo uscire adesso, stasera, però voglio andare a giocare. Che faccio? Vabbè, vi monto il video. Facciamo così. Comunque, ricordatevi, qui sotto vi metto tutti i link delle cose che ho comprato, se volete andare a vedere. Vi metto il link di LoveBuy per iscrivermi e avere i primi 40 lovis gratis. E niente, basta, è finito sto video. Molto triste e solitario. Poco poco, piccolo piccolo, credo. Alla prossima. Ci vediamo con un video resina questa settimana, perché ho voglia di fare resina, ho degli stampi nuovissimi. Per vedere altri video come questo oppure altri video sul mio canale, cliccate qui. Per iscrivervi al canale, cliccate qui. Semplicissimo. Un bacio e acchiappate mille. Ciao!